Buonasera a tutti gli amanti del grande calcio, siete in tanti per una sfida che si pronuncia davvero interessante. Con me Lelio Adani, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Gara che promette davvero tanto, si gioca tra Nantes e Juventus. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia, mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Partiti, è della Juve il primo possesso. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali. Bremer per una maglia in difesa con Danilo. Manuel Locatelli insieme a Rabiot nel cuore del centrocampo. Due le punte che dovrebbero garantire una certa pericolosità in attacco. Portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno come lui. Ne ha viste molte di peggio. Occhio al cross in mezzo. Attento qui il portiere. Sventa il corner senza difficoltà. È certamente fra i protagonisti del match. Sa di avere i riflettori puntati addosso. Ce la metterà tutta per dimostrarsi all'altezza. Ha un tiro potentissimo, dal suo piede partono delle legnate che difficilmente i portieri riescono a trattenere. La difesa dovrà stare molto attenta a questa situazione, Pierre. Sicuro qui l'intervento del portiere. Prova a far male agli avversari muovendo il pallone. Recupero palla determinante, potevano andare veramente in porta qui. Kostic interviene e allontana. Ottimo intervento in copertura. Locatelli può portarsi in vantaggio. 1-0, arriva il gol del vantaggio. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.
va via nell'uno contro uno. Ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Gli è uscito fuori un passaggio al portiere. Possesso palla Juve inferiore a quello degli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio. L'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale. D'applausi l'intervento del portiere su questa girata di testa. C'è tutto qui, istinto, tecnica, senso della posizione, c'è tutto in questa parata. Corner battuto in mezzo. Interviene Spazza. Rabiot va via. Perdono il pallone. Angel Di Maria si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Può liberarsi del pallone. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Decisivo qui l'intervento del difensore che lo ha bloccato. Corner importante, potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano a dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decibel. Occhio al tocco in mezzo. Prova ad aggirare la difesa. Kostic. Di nuovo su Di Maria. Bravo il portiere che salva la sua porta. Il recupero sarà di un minuto. Prosegue spedito ancora. Lo salta. Lascia partire il tiro. È arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Finisce qui il primo tempo, squadra negli spogliatoi. Non benissimo fino a questo momento, non è mai stato in grado di impegnare seriamente il portiere, come raccontano anche i dati. Hai ragione Pier, la lettura è giusta. Da lui ci si aspetta la giocata decisiva in fase d'attacco. Al momento però non è riuscito nemmeno a impensierirlo il portiere. Deve cambiare qualcosa, potrebbe essere proprio una sua giocata a sbloccare queste cose. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, gran equilibrio fin qui in campo. Attenzione alla possibilità, respinge il portiere, pallone ancora buono. E c'è il gol! È l'errore del portiere, la sua responsabilità. Rivediamo il gol, poteva fare sicuramente meglio, e qui il portiere, non sembrava nemmeno una conclusione irresistibile, Pier. La palla poi rimane lì e lui approfitta e la mette dentro. Il punteggio adesso è di 2-1. Pallone profondo, pericoloso.
doppio vantaggio solo sfiorato, si rammarica per l'occasione persa. Brividi qui per la difesa avversaria e chissà che non possa essere l'inizio della riscossa per loro. Riconquista nel possesso recuperando il pallone. È entrato benissimo, ha interrotto un'occasione potenziale. Palla interessante in profondità. Prova a sorprendere il portiere. Ferma la conclusione avversaria. Passaggio intercettato. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa, però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi, la manovra è prevedibile, devono alzare ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento, allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio, devono inventarsi qualcosa. Leandro Paredes si affaccia nella tre quarti avversaria della Juve. C'è il tiro, il palo, l'azione non è finita. Nulla di particolarmente rilevante. Palo, attenzione, la palla è lì. Occhio a Di Maria. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. Delors! E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Di Maria. Non concede nulla all'attaccante. Procede senza disturbo. Capisce tutto e sventa il pericolo. C'è spazio per il contropiede. Ha un'autostrada davanti a sé. Non ha avuto l'istinto giusto sotto porta. Palla tra le braccia del portiere. Avanza la caccia nel gol partita. Rabiot! Respinge la conclusione. Che palla che è riuscito a intercettare. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Si immola e respinge. È di nuovo sulla traiettoria, un portiere aggiunto. La tiene senza problemi il portiere. E ci vuole ben altro per segnarli. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Lancio fuori misura. Palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Arriva il momento del cambio. Occhio a Di Maria.
Gran palla. Portiere sugli scudi, ha blindato il risultato con una parata pazzesca. Sembrava già dentro, Pier, anche la panchina stava già per risultare. La mette in area. Calcio d'angolo troppo sul portiere, facile quell'intervento. E al 90esimo dunque, le squadre sono in parità. Continua una sfida che ci ha tenuto incollati fino a questo momento. Vedremo le emozioni di questi supplementari. Lancio con i giri giusti. Si avventa sul pallone, vediamo come lo gestisce. Szczęsny, ma attenzione, palla ancora viva. Si resta come prima. Manuel Locatelli. Paredes. Può scegliere chi servire. Kostic. Possono portarsi in vantaggio. E c'è il gol, dimostra di essere davvero in gran forma con queste due reti. Questa è l'azione che ha portato al gol. Ha avuto la palla buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Nant prova a fermare gli avversari muovendo il pallone. Recupera palla grazie a questa scivolata. Pallone che termina oltre la linea di fondo. L'allenatore sceglie questo cambio. Alessandro. Posizione interessante. Non può sbagliare da lì. Palla ancora lì dopo la deviazione. E c'è il gol, è il secondo di una super giornata per lui. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Si riparte sul punteggio di 4-2. Altri 120 secondi da giocare. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve. L'arbitro decide di chiudere un occhio, ma la sensazione è che questo sia l'ultimo, almeno così ci è sembrato. Provvedimento disciplinare solo rimandato, se non si dà una calmata. È pronto ad entrare in campo. Finisce così il primo tempo supplementare.
Si torna in campo per il secondo tempo supplementare. Gli aspetti nervosi, psicologici sono fondamentali. Rabiot, e c'è il gol, il terzo di una giornata sensazionale per lui. Un replay per festeggiare la sua terza prodezza personale. Hat-trick, oggi è davvero immarcabile e chissà che non possa poi farne altri. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Di Maria può avanzare indisturbato e c'è il gol, e diventano 4 i gol di vantaggio. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Un match incredibile che regala gol ed emozioni. 6-2 risultati. Danilo, Chiesa, Locatelli, servito di Maria, occasione per Quadrato, attenzione, una grandissima parata questa. La gioca in mezzo di Maria. Poteva fare meglio qui. Chiesa. Conclusione che non inquadra lo specchio, palla sul fondo. Voleva metterla all'angolino, ma non l'ha colpita bene. L'idea rimane buona, va rivista l'esecuzione. Game over e ovviamente la felicità dei tifosi e dei giocatori bianconeri. Una vittoria netta. Quello che mi è piaciuto di più però sai cos'è? È stato l'atteggiamento della squadra. Hanno corso per tutti i 90 minuti, anche il risultato acquisito, eh? Chi la chiude, non mi diverto, senta almeno 6 sfide al mese, prendi la gente.